Appassionati di calcio, amici di Piazza Grande, ben ritrovati. Parliamo di una squadra che seguiamo ormai da diverso tempo e lo facciamo veramente con passione perché è con passione che è nata questa squadra. Benvenuti ospiti in studio, ora li vado a presentare, gli amici dell'Abruzium Cosenza, partendo dal direttore sportivo Giampiero Sammar. Grazie per la sua Buongiorno, partecipazione. grazie. Poi presentiamo Alessio Marchese, nuovo portiere dell'Abruzium Cosenza. Bentrovati. E Mattia De Angelis, collega di reparto, portiere sempre Bentrovati, salve a dell'Abruzium. tutti. Allora, naturalmente noi parliamo di questa squadra, come vi dicevo, da un po' di tempo, l'abbiamo seguita nel corso delle varie stagioni. Ora andiamo a presentare quelli che sono dei volti noti e stiamo parlando del campionato di promozione Girone A. Partiamo proprio con i nuovi arrivati, poi parliamo anche un po' della società. Parliamo con Alessio Marchese, portiere classe 90, ex Soriano, che è arrivato e da qualche giorno ti stai allenando con i tuoi nuovi compagni. Allora, sicuramente una bella scommessa per una squadra che so che magari sei all'interno del gruppo da pochi giorni, però sai che è una società particolare. Sì, è una società nata per un calcio popolare, è una mentalità diversa rispetto alle altre società in cui sono stato. Sicuramente quello che mi ha colpito è l'unità, la compattezza del gruppo. È un gruppo storico, ormai giocano da parecchi anni. A noi ci hanno fatto subito sentire a nostro agio, quindi li ringrazio pure per questo. La società ci sta vicino, vedo comunque, ho sensazioni positive per questo anno. Allora, Sicuramente. tra poco cominceranno poi anche le gare ufficiali, quindi si testerà un po' il valore di questa rosa, ma certamente chi gioca in questa squadra suda la maglia, noi ne abbiamo parlato tante volte, è una società un po' particolare, anche proprio come ideali. Con invece l'altro portiere, il classe 2001, Mattia De Angelis, che proviene dal Cosenza. Ti sei spostato di poco, diciamo, sempre con i colori anche rosso-blu, e certamente la promozione però per un ragazzo della tua età è un bel banco di prova. Sì, sono venuto qui in prestito per un anno perché subito ho sposato questa. Subito ho accettato questa offerta perché comunque conoscevo bene il progetto, già da alcuni anni seguivo fra juniores, prima squadra, comunque anche la juniores l'anno scorso è arrivata ai playoff e la prima squadra comunque ha avuto buoni piazzamenti in promozione. Comunque sono under e quest'anno anche grazie a Alessio proverò a migliorare, a anche giocare fra juniores e prima squadra. Compagni di reparto, vi conoscevate? No, No, forse no, no, no. però è già nata una bella Sì, ho sinergia. conosciuto un bravissimo ragazzo, sicuramente mi aiuterà a crescere perché è davvero bravo. Allora, tu sei figlio d'arte, Sì, perché sì, sì. Sì, naturalmente conosciamo tutti il tecnico De Angelis. Ti sei spostato però dalla corsia di sinistra in porta, in famiglia avete fatto questo sì, sì. spostamento. Magari ti ha allenato lui all'inizio, qualche volta anche in casa Fin da provava il piccolo, sinistro fin da contro piccolo ho di te. avuto questa voglia di giocare in porta. Magari avere il suo sinistro, magari Giocavi avanti giocavo forse. avanti, magari, però Ti comunque. aiuta, ti dà qualche consiglio, Sì, è magari lui ti anche che mi ha consigliato di venire qui comunque all'Abruzio perché conosceva anche i dirigenti, i tifosi, perché è un gruppo di tifosi che ha creato questa squadra e quindi sono venuto qui anche grazie a lui. Dei portieri che sono stati i compagni di squadra di tuo padre, ce ne sono stati tanti. C'è qualcuno che magari ti ha sorpreso di più, magari gli hai detto: "Pa, questa maglia me la devi procurare perché me la voglio conservare." Ha giocato con Pantanelli. Ricordo che l'ho anche conosciuto, un bravissimo ragazzo, mi è sempre piaciuto il suo stile in porta, il cappellino. Coinvolgente, molto Sì. coinvolgente Pantanelli. Allora, adesso abbiamo presentato questi due nuovi portieri, Marchese De Angelis. Adesso dobbiamo parlare di quelli che saranno anche gli obiettivi, visto che col dirigente Sammarra spesso abbiamo condiviso delle belle giornate a bordo campo. Un dirigente sempre molto appassionato. Quello Quanto sempre. stress per questo calciomercato? Diciamo che lo stress non è molto, perché noi già ne sappiamo quelli che sono i nostri limiti e quello che possiamo fare e quello che dobbiamo fare. Diciamo che per noi soprattutto la grande differenza è riuscire a raggiungere alcun tipo di calciatori, perché purtroppo molte persone, noi ci possiamo avvicinare a giocatori, tra virgolette, che sposano un calcio popolare, che non lo fanno per lavoro. Quindi vengono per divertirsi, per fare chi lavora continuare a giocare, mantenere un gioco che gli piace a tutti quanti. Però diciamo che venendo con questo tipo di filosofia, noi siamo già, questo è il quarto anno che faremo di promozione e stiamo raggiungendo poi dei buoni obiettivi, perché diciamo siamo riusciti già a prendere un portiere come
Alessio, abbiamo preso pure altri giocatori che devono sposare il nostro progetto, perché giustamente altro non possiamo offrire un progetto. Ci sono anche delle trattative sia nei campionati dilettantistici più bassi e anche quelli come la promozione dell'eccellenza, che effettivamente sono un po' fuori mercato. Voi siete una voce fuori dal coro. Noi siamo fuori dal coro senza dubbio, perché purtroppo c'è quest'anno, mai come quest'anno, c'è un mercato che sembra impazzito. L'effetto Cristiano Ronaldo ha colpito pure nei dilettanti, perché è schizzato tutto in alto. Infatti per noi grosse difficoltà stiamo avendo per trovare alcuni calciatori in alcuni ruoli specifici. Però poi dopo bisogna anche dire, visto che comunque siamo da tanti anni che seguiamo questo tipo di sport a questi livelli, che poi ci sono delle società che durano anche 2 o 3 mesi però. Sì. Quindi insomma è la stabilità societaria dell'Abruzio. Però lo sai cos'è? Il grosso problema è uno. È vero che durano 2 o 3 mesi, però tu nel frattempo che siamo ad agosto, a luglio, gli fai firmare un contratto a determinate cifre. Poi dopo tu sparisci, per tanto il ragazzo l'ha firmato, tu il ragazzo l'hai bloccato, quindi tu il ragazzo già l'hai tolto dal mercato, già in partenza. Quindi questo è anche un altro problema, cioè tu vai, offri determinate cifre, il ragazzo firma, ti fa il contratto, poi che lui, che il ragazzo, lo sa, a settembre, poi a ottobre, a novembre non c'è più squadra, però tu fino a dicembre il ragazzo l'hai bloccato e l'hai tolto un'altra squadra. Allora, volevo anche a questo punto parlare, visto che è stato ospite qui diverse volte, Stefano Canone, il presidente, presidente che spesso ha anche avuto delle esultanze un po' esuberanti. Allora, come va la compattezza societaria di questo Abruzio? Ma guarda, noi i soci siamo tutti uniti e remiamo tutti quanti dalla stessa parte, cerchiamo di arrivare al nostro obiettivo, innanzitutto è quello di fare un calcio popolare, pulito, tranquillo e toglierci delle soddisfazioni. Ovviamente ci sono delle problematiche che noi subiamo più di tante altre squadre, perché una realtà come l'Abruzium non è deve lottare per avere un campo, trovare un campo dove giocare, dove allenarsi, trovare un campo dove giocare le partite. Ovviamente è tutto questo qua con i sacrifici dei soci e degli sponsor. Ringraziamo per questo anche il nostro sponsor Vena, che ci dà pure la mano per andare avanti, con gli altri sponsor che ci seguono. Abbiamo visto tante squadre che si sono attrezzate molto bene. Sì. Certamente l'Abruzium, con la continuità comunque e il consueto carattere, credo che possa stare nella parte sinistra della classifica senza problemi. Noi faremo di tutto, innanzitutto quello di mantenere la categoria. Poi una volta che ne abbiamo mantenuto la categoria, proviamo a guardare in alto per vedere dove arriviamo. Ovviamente sappiamo che ci sono 5 o 6 squadre al di sopra di tutte, perché hanno costruito organici importanti. Organici non di promozione, ma eccellenza, se non interregionale, o C2, visti i giocatori che ci sono in giro in queste squadre. Però noi con l'umiltà, col sacrificio, con la nostra voglia di fare bene e l'aiuto dei tifosi, cerchiamo pure noi di togliere le nostre soddisfazioni. Dal punto di vista societario ho saputo anche di delle novità per quello che riguarda una struttura, un Abruzium che è attenta non solo a quello che accade in campo, ma anche quello fuori. Infatti per questo noi abbiamo partecipato a un bando per l'assegnazione di una struttura, che è la struttura di Castiglione Cosentino, dove noi abbiamo partecipato e abbiamo vinto. Però stiamo completando le ultime carte necessarie per l'affidamento del campo di questa struttura, e però ci vorrà il tempo, ma ora bisogna metterci mano, sistemarlo e renderlo fruibile, ma penso ci vorrà l'anno prossimo per poter iniziare a vederci, ad allenare, almeno allenare là, perché ci bisogna renderlo nuovamente funzionale. Allora, invece l'appuntamento è sempre per le gare di domenica al Marca. Al Marca, sì. Noi diciamo che quest'anno gli allenamenti li facciamo al Marca, le partite le facciamo al Marca, gli allenamenti invece le facciamo alla Pietro Mancini a Cosenza. Allora, ritornando invece con Alessio Marchese, l'anno scorso al Soriano una bella avventura, quest'anno con questo campionato di promozione dove troverai tanti colleghi comunque che hanno militato in categorie superiori. È un campionato di promozione che, stando a quello che si legge, sembra quasi un'eccellenza bis. Sì, è vero, ma noi daremo fastidio a tutti, sono sicuro di questo.
Non molleremo, non molleremo. Sicuramente troveremo le difficoltà durante la stagione, capita di avere periodi negativi, spero che siano di più quelli positivi. Confermare la scorsa stagione sarà difficile, ma ci proveremo, è il nostro obiettivo. Il gruppo nei primi giorni, parlavi del gruppo storico, molto però unito, che sono anche bravi a far sentire a proprio agio i nuovi arrivati. Sì, 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 sì. Io mi sono sentito subito a mio agio, infatti mi ha sorpreso, a parte che comunque, come diceva pure lei prima, le squadre si rivoluzionano ogni anno, quindi non è facile amalgamare pure. E noi su questo aspetto siamo già avvantaggiati. Quindi con De Angelis, proprio in conclusione, certamente c'è tanta voglia a questo punto di dare il massimo. È un 2001 comunque che vuole crescere, sicuramente riuscirai a metterti in evidenza. Quanto è importante anche la Juniors, io lo so bene perché l'anno scorso ha ottenuto ottimi risultati, però pronto a dare fastidio anche al tuo collega, diciamolo chiaramente. Sì, sì, certo. Diciamo che per me è il primo anno fra i grandi, una nuova esperienza, un nuovo un po' tutto, e naturalmente cercherò di dargli fastidio, sennò non ha senso. Vabbè, dare fastidio al mister, no al compagno di reparto, diciamo così. Un po' tutto, però di sicuro darò il mio meglio per riuscire a mettermi in mostra, diciamo. Dall'esterno finora, invece adesso siete all'interno, che idea vi siete fatti di questa società anche dal punto di vista della tifoseria? Prima il direttore parlava dei tifosi che vanno sempre in casa e fuori, tra virgolette, senza paure, senza problemi di nessuno, che rispettano sempre tutti, una vera mentalità ultras. Credo che sia una cosa bella anche questa, sì, per un giovane. Assolutamente, assolutamente. Comunque sono gli ultras del Cosenza, quindi sono attaccati alla maglia come sono quelli del Cosenza. E quindi ci hanno una grande spinta sia fuori in casa che fuori, naturalmente. Allora, io ti ringrazio per le tue parole, ringrazio anche Alessio Marchese, ringrazio il direttore sportivo Giampiero Sammara. Grazie, allora, grazie. Poi nel corso prima dei prossimi impegni ufficiali avremo altri esponenti della dirigenza. Senza dubbio. Che adesso sono impegnati nel mercato e quindi non si sono voluti esporre. La mercato è vacanze. Allora, vabbè, a noi ci lasciano queste temperature caldissime oppure la pioggia. La pioggia. va bene così. Allora, grazie a voi per la partecipazione, grazie. In bocca al lupo all'Abruzium. Un saluto a tutti quanti voi amici sportivi che ci avete seguito. Naturalmente vi racconteremo passo passo quello che accadrà in questa stagione in casa Abruzium Cosenza, vi aggiorneremo anche sulla chiusura del mercato e sull'inizio delle gare ufficiali Coppa Italia e campionato. Grazie per la cortese attenzione.